Ma sicuramente il Vicenza è una squadra che da quando ha cambiato allenatore ha trovato un'ottima quadratura sia in fase offensiva che in fase difensiva, viene da tanti risultati utili consecutivi ed è lì a ridosso della zona playoff, perché hanno 27 punti e hanno fatto sicuramente hanno avuto un buon rullino di marcia nelle ultime 7-8 gare, quindi una gara difficile come dal resto, lo sono difficili tutti quanti, dove e Vicenza verrà qua e cercherà di fermare il Frosinone. Noi dovremo essere bravi a riprendere la marcia che abbiamo interrotto un po' per demeriti nostri, come la partita di Crotone, e un po' per sfortuna come le partite di Cittadella, Carpi e Bologna. E quindi vogliamo ritornare a conquistare punti importanti, perché da troppo tempo che non li conquistiamo. Quindi servirà domani una partita al di là della tattica, al di là del Vicenza, al di là di chi scenderà in campo, servirà una squadra determinata, una squadra vogliosa, una squadra che ricominci, insomma, a mettere in difficoltà l'avversario come abbiamo fatto in tutte le partite che abbiamo vinto e in gran parte delle partite che abbiamo pareggiato. Ce lo meritiamo, perché comunque al di là di quello che si dica, al di là che il Frosinone è in crisi di risultati, e ci meritiamo comunque qualche punto in più in classifica rispetto a quello che abbiamo, perché almeno tra Ternana, Carpi, Bologna e Cittadella, ma ci metto anche Crotone perché nel secondo tempo comunque un pareggio non sarebbe stato uno scandalo, per l'occasione che abbiamo avuto meritavamo sicuramente qualche cosa in più, però non ci piangiamo addosso, siamo consapevoli che dipende tutto da noi. E che domani voglio noi in campo e la gente sugli spalti, insomma, avvelenati, tra virgolette, a volere riconquistare la vittoria.